Abbiamo ascoltato questa parabola del figlio prodigo, queste parole di Gesù in riferimento ai peccatori, perché era stato rimproverato dai farisei del fatto che si avvicinava e stava con queste persone che al tempo erano disprezzate socialmente. Abbiamo ascoltato questa parabola, e questa parabola è una delle parabole più commentate, e non avrebbe bisogno di molti commenti da parte nostra, perché questa parabola si comprende anche da sé. Gesù, raccontandola così, ci dà tutti gli elementi per cercare di capire quello che è il senso del suo amore verso i peccatori e verso i piccoli. E direi che la parola chiave allora che Gesù ci offre per far entrare nel nostro cuore quelli che sono i suoi sentimenti divini nei confronti dell'uomo. La parola chiave che Gesù ci offre è la parola finale di questa pagina splendida che tante volte abbiamo ascoltato. Bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parole che rispecchiano le espressioni del padre quando invita a uccidere il vitello grasso, a mangiare e fare festa, perché, dice, questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Qui dice questo mio figlio, e rivolto al figlio maggiore dice questo tuo fratello. È un richiamo alla relazione che desidera la vita, a una relazione con gli altri che nasce dal desiderio di vedere vivere l'altra persona, di vedere vivere l'altro. Il padre spontaneamente ha questo desiderio nel suo cuore, perché dice questo mio figlio era morto e adesso è vivo. Il fratello non ha questo sentimento nel suo cuore e il padre gli dice bisognava rallegrarsi e fare festa, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Di questo devi gioire, che il tuo fratello vive, anche se non merita la vita, che il tuo fratello è amato da Dio, è amato dal Padre, anche se ha sbagliato gravemente, perché ha dissipato i beni paterni che ha rivendicato di diritto, e ha dissipato questi beni nel modo più inutile e più basso, no? Più indegno che possa esserci. Ma ciò che conta non è quello che ha fatto, ciò che conta è che questo tuo fratello viva, desiderare la vita. Dio è il Dio della vita, lo abbiamo detto tante volte, no? Anche commentando diverse pagine. È il Dio vivente che desidera la vita e vuole che noi godiamo, gioiamo quando vediamo vivere in Lui i nostri fratelli e le nostre sorelle. Ecco, è un po' questo allora il messaggio che oggi
riceviamo da queste pagine, come anche dalla prima lettura che abbiamo ascoltato, dove è un po' strano qui il discorso perché sembra che sia Mosè a insegnare a Dio la misericordia. Sembra che sia Mosè a far sì che Dio si penta, e lo dice chiaramente qui la pagina biblica, Dio si pentì. Ora, naturalmente, queste espressioni hanno un significato pedagogico per noi, perché dobbiamo capire che in questo discorso con Mosè, cioè il fatto che Dio aveva deciso di punire il popolo e lo dice a Mosè, anzi chiede a Mosè il permesso, ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro. E Mosè intercede dicendo, ma se tu hai accompagnato questo popolo fino a questo punto, adesso hai deciso di rinnegarlo. Che senso ha questo? E che futuro ha questo popolo? Cosa diranno le genti vedendo che tu fai morire tutto questo popolo dopo che l'hai fatto uscire dall'Egitto? E Dio si pentì. Cioè Mosè richiama Dio alla fedeltà del suo amore verso il popolo. Una fedeltà che è più forte del peccato del popolo. Naturalmente in questo possiamo pensare che questo agire di Dio suscita in Mosè sentimenti di amore e di misericordia verso il popolo, perché altre volte è stato Mosè a chiedere a Dio di essere liberato dal peso di questo popolo. E allora anche qui ci insegna questo, che nel nostro cuore deve albergare il sentimento della carità verso i nostri fratelli e le nostre sorelle, e questo sentimento della carità deve essere più forte del modo di essere dell'altro. Questo sentimento della carità è fedele, perché se la carità non è fedele, non è carità. È quello che Mosè dice a Dio. Se l'amore non è fedele, non è amore. Perciò il rapporto con i nostri fratelli e le nostre sorelle non si basa, non si fonda sul comportamento dell'altro. Cioè, voglio bene a questa persona perché si comporta bene. Quell'altra invece che si comporta male non merita il mio bene. E allora, siccome non lo merita, io non sono tenuto a volerle bene. È vero, questo è vero. Se uno non lo merita, non si è tenuti a voler bene a questa persona. Ma ciò che ci spinge a voler bene lo stesso a chi non merita di essere amato, di essere voluto bene, non è l'altro, il comportamento dell'altro, ma è la fedeltà all'amore verso l'altro che rispecchia la fedeltà dell'amore di Dio verso di me. E sembra strana sta cosa, però se io cesso di voler bene all'altro che ha sbagliato contro di me, io rinnego l'amore di Dio verso di me. Cioè, se io cesso di voler bene perché l'altro non merita il bene, nello stesso tempo io stesso penso che Dio non mi voglia.
c'è un'interferenza nel messaggio che deve passare. Che Dio non mi voglia bene perché io non merito il bene di Dio. E allora riduciamo Dio al nostro livello. E questo non glorifica certamente il Signore. Quindi il messaggio che riceviamo dalle letture di oggi è che la nostra fedeltà nel bene verso i nostri fratelli e le nostre sorelle non nasce dal modo con cui l'altro si comporta, ma nasce dalla presa di coscienza, dalla convinzione profonda, dalla certezza profonda che Dio è fedele all'amore sempre, anche quando io non merito di essere amato. E siccome Dio è fedele, io sono chiamato ad essere fedele. E il mio desiderio più grande deve essere vedere che l'altro vive, perché questa è la gioia del Padre, vedere che l'altro vive, e l'altro vive se è amato. Allora anche il mio amore per l'altra persona contribuisce a far vivere l'altro e a dare gioia al cuore di Dio che gioisce della vita dell'uomo. E la vita è qualcosa di più grande che mangiare e bere. La vita è amore. L'uomo infatti non vive di solo pane, ma di ciò che esce dal cuore di Dio. Accogliamo nel nostro cuore l'amore che esce dal cuore di Dio per noi, perché dal nostro cuore esca verso i nostri fratelli e le nostre sorelle lo stesso amore che è fedele per sempre, perché è fedele all'amore. Sia lodato Gesù Cristo.